A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale, edizione che apriamo con il bollettino quotidiano relativo al numero dei contagi Covid in regione, bollettino che tra l'altro è appena arrivato. Ebbene, i numeri presentano un leggero rallentamento. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 554 nuovi contagi, i tamponi sono 5.864. Quindi i positivi sono il 9,45% sui tamponi appunto eseguiti. Non scendono invece le vittime, purtroppo, ce ne sono 26 anche nelle ultime 24 ore. Tra l'altro, delle nuove positività odierne, 117 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 21 ottobre al 21 novembre. Le persone dunque risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 25.589. I casi attuali di infezione sul territorio sono 13.615. Scendono a 54 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 561 i ricoverati in altri reparti. Ci sono anche i clinicamente guariti che sono 268, mentre le persone in isolamento in questo momento in Friuli Venezia Giulia sono 12.732. Quindi questi i numeri relativi alle ultime 24 ore che andremo poi ad approfondire nell'edizione delle 19 come di consueto. Nel frattempo ha preso il via la definizione del piano vaccinale al Covid in Friuli Venezia Giulia. La regione ha fornito al commissario Arcuri il piano per le vaccinazioni, indicando i punti di somministrazione che saranno attivi da fine gennaio e dando la precedenza a 60.000 persone tra operatori sanitari e ospiti delle case di riposo. Sentiamo. Il sistema sanitario regionale ha avviato la predisposizione del piano di fattibilità, comprendente i punti di consegna e distribuzione per la prima fase di somministrazione del vaccino per il Covid, sulla base delle indicazioni del commissario Arcuri. Ad annunciarlo sono stati il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, che sono stati informati dalla struttura commissariale che dalla fine di gennaio 2021 l'Italia dovrebbe ricevere 3,4 milioni di dosi di vaccino Pfizer, sufficienti per 1,7 milioni di persone. Secondo quanto previsto a livello nazionale, il vaccino sarà inizialmente somministrato al personale sanitario nelle strutture ospedaliere e tramite unità mobili nelle case di riposo. Il vaccino prescelto, che appare come il più promettente tra quelli in fase di sviluppo, richiede infatti rigide misure di trasporto e conservazione, a partire dal mantenimento a temperature molto basse, che impongono l'individuazione di specifici siti di consegna. La regione ha indicato un fabbisogno iniziale di dosi per vaccinare quasi 60.000 persone, di cui circa 48.000 afferenti a vario titolo professionale al sistema sanitario e circa 11.000 ospiti delle strutture per anziani. Successivamente il governo darà il via alle ulteriori fasi del piano vaccinale, a partire dalle persone con maggiore fragilità. È in corso il perfezionamento dell'individuazione delle strutture, definite in base al numero di operatori e alla prossimità con le strutture socio-assistenziali, che vedrà coinvolti gli ospedali di Cattinara a Trieste, Santa Maria della Misericordia a Udine, Santa Maria degli Angeli a Pordenone, San Polo a Monfalcone, Sant'Antonio Abate a Tolmezzo e il nosocomio di Gorizia, hanno chiarito il governatore e vicegovernatore. Inoltre, il sistema sanitario sta avviando le procedure per acquisire ulteriori dispositivi di conservazione per garantire una maggior capacità di stoccaggio dei vaccini. Sono stanchi di lavorare in condizioni precarie e chiedono nuove assunzioni. Per questo gli infermieri, iscritti al nursing hanno manifestato davanti all'ospedale di Udine. Infermieri ridotti all'osso che sono costretti a lavorare durante la pandemia in condizioni precarie e sotto numero. In tutta la regione abbiamo calcolato sono circa 580-590 infermieri che dovrebbero essere in pianta organica stabile. E di questi il calcolo che abbiamo fatto per Udine risulta addirittura 290 infermieri, che sono quasi la metà quindi di tutta la pianta organica. Nelle piante organiche le aziende tendono a inserire anche tutti i rapporti di lavoro che sono quelli co-co-co, i lavori interinali, i lavori a tempo determinato.
Le aziende hanno bisogno di sicurezza, i dipendenti, i lavoratori hanno bisogno di avere colleghi che sono in pianta stabile e che non vengono spostati di reparto in reparto così come decidono loro. Insomma. Proprio notizia anche di ieri pomeriggio, in cui proprio qui a Udine sembrerebbe che il direttore generale abbia emesso una circolare in cui appunto si annullano anche i buoni pasto. Quindi oltre alla mensa che non è più in uso in quanto l'emergenza Covid non lo permette, addirittura i buoni pasto e quindi la possibilità di ogni dipendente di pranzare come è stabilito dal contratto. Il fatto delle mobilità, sono caratterizzate in questo momento qua da chiamate, da lettere, da ordini di servizio che possono essere sì fatti giorno per giorno, ma non deve essere una routine. La routine purtroppo è questa. In tutte le aziende stiamo ricevendo segnalazioni di mobilità che non sono mobilità d'urgenza come stabilisce il contratto, quindi 30 giorni che il dipendente deve andare da dove lo richiede l'azienda, ma sono chiamate così, volontarie o non volontarie, senza nessun tipo di regolamentazione. E questo noi non ci stiamo. È stato fatto troppo poco, ci si poteva organizzare meglio. Ci si poteva organizzare meglio, ci doveva essere una programmazione sanitaria proprio per questo punto da questo punto di vista. Le assunzioni devono essere fatte, devono essere calcolati veramente i fabbisogni come li abbiamo calcolati noi e questo ci ha fatto arrivare a questa situazione qua. C'è una nuova ordinanza per la Regione Veneto che è stata emessa oggi e che guarda in particolare al tema degli assembramenti. È in linea con la precedente, ha annunciato il Presidente Zaia, non siamo in grado di creare allentamenti. Dura fino al 4 di dicembre in tempo per il nuovo DPCM. Sentiamo. Sostanzialmente l'uso della mascherina lo si deve fare in maniera diciamo puntuale e direi quasi anche ossessiva, evitando al massimo di vivere in comunità senza mascherina, esponendoci ed esponendo le persone a eventuali rischi di infezione. Ovviamente ci sono le esclusioni, lo dico per i cittadini che ci ascoltano, per i bimbi che hanno meno di 6 anni e per chi ha disabilità. Sull'attività sportiva è consentito svolgere attività sportiva motoria e passeggiate all'aperto presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. Quindi vado a passeggiare distanze dagli estranei, dai non conviventi. Per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altro tipo di attività, quindi la corsetta la devo fare almeno 2 metri di distanza dagli altri e dalle altre aree solitamente affollate tranne che per i soggetti residenti o alloggianti in tale area. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo ripreso la norma dell'altra volta, non c'è una virgola in più, che è una forma di ordinanza che dice ai cittadini: puoi uscire di casa, esci, vai a camminare, vai a passeggiare, vai a correre, ma evita di andare ad creare affollamenti nei centri storici, nelle zone dello struscio, nelle zone dove comunque si va a fare comunemente la passeggiata. E questo so che è un sacrificio, lo è per i cittadini ancora di più, magari per i commercianti che vedono meno affluenza, però è un'occasione per evitare anche qui il crearsi delle condizioni per diffondere il contagio. Terzo punto, l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti. Quarto punto, è fatto divieto di esercizio di attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano consegnato ai commercianti. Ha preso il via stamattina Monfalcone il progetto screening nell'ambulatorio Fincantieri, ovvero i test su docenti, operatori scolastici e cittadini monfalconesi che puntano a fornire un ulteriore aiuto per monitorare la situazione e sgravare almeno in parte il Dipartimento di Prevenzione dalla grandissima mole di lavoro di questo periodo. Il sindaco Anna Maria Cisint, che ha voluto l'iniziativa, ha fatto tappa nello spazio adibito dall'azienda all'effettuazione dei test e ha incontrato insieme all'assessore Garritani il direttore del cantiere di Panzano,
Milano Roberto Olivari. L'esecuzione dei tamponi, ha detto, è la strategia più efficace per il contrasto al contagio da Covid. Per questo riteniamo che la messa a disposizione dell'ambulatorio e del personale sanitario di Fincantieri per monitorare in particolare le scuole sia un'azione preziosa. La Slovenia ora, la Slovenia con 59 decessi nelle ultime 24 ore ha registrato il record di morti in un solo giorno per le conseguenze del coronavirus. Come riferiscono i media regionali, i contagi da ieri sono stati 1302 su 5.596 test effettuati, con un tasso di positività del 23,2%. I pazienti in ospedale sono 1.299, dei quali 204 in terapia intensiva. In totale, dall'inizio della pandemia, i casi di infezione sono stati oltre 67.000, le vittime 1.156. Ed ora veniamo ai temi caldi in questi giorni che riguardano la stagione sciistica. Anche a Sappada si guarda con preoccupazione agli annunci del governo, che ha parlato di un inverno senza sci. Il sindaco si allinea alle proposte delle regioni sperando in un'apertura programmata e parziale. Sentiamo. Ieri c'è stato l'annuncio del governo di una possibile interruzione del servizio degli impianti di risalita, gli impianti sciistici per tutto l'arco alpino, finché i dati non saranno positivi. Sappada ovviamente è una delle località che vive di più di sci e ovviamente di questo tipo di attività. Lei è preoccupato? Che risposta ha avuto dagli operatori in questi giorni? Diciamo, la preoccupazione c'è ed è tanta, anche perché questa incertezza non aiuta neanche a preparare, diciamo, le attività, quindi penso a tutta l'assunzione delle persone stagionali o la gestione appunto della programmazione dell'attività, della struttura ricettiva, della ristorazione, eccetera. Il tema degli impianti di salita è sicuramente un tema importante per le località di montagna, sappiamo tutta quella che è l'economia che gira intorno a questo tipo di servizio, e quindi vanno sicuramente tenute conto le situazioni sanitarie attuali, cercando di trovare i protocolli e i compromessi, limitando magari, come ho sentito o letto, la bozza di protocollo delle regioni, quindi l'afflusso in termini di numero di ski pass per limitare le file oppure prevedere l'acquisto online. Ci sono sicuramente delle azioni che si possono fare per gestire gli afflussi senza arrivare alla chiusura totale, che porterebbe sicuramente, soprattutto nel periodo delle festività, un danno economico che non si può sicuramente sottovalutare. Diciamo che l'orientamento della bozza di protocollo delle regioni penso sia un protocollo studiato e pensato dagli operatori che vivono questo tipo di mercato e di attività. Chiaramente, ripeto, poi c'è il tema del post-sci, che sicuramente va anche in questo caso analizzato e limitato anche in determinate cose, ma tenendo conto che già l'attività di ristorazione di bar venivano gestite con i posti a sedere, comunque limitando. Auspico che chi deve decidere riesca a trovare un compromesso senza prevedere una chiusura totale a oltranza di questo tipo di attività. Chiudiamo l'argomento Covid e apriamo la pagina della cronaca con questa notizia che riguarda i vigili del fuoco di Pordenone, che sono intervenuti intorno alle 13 di oggi per soccorrere una persona in crisi respiratoria ammalata appunto di Covid-19. I vigili del fuoco hanno collaborato in stretta sinergia con il personale sanitario presente sul posto, anche il nucleo speciale dei vigili del fuoco di Pordenone, per la decontaminazione degli operatori. E c'è stato un gravissimo schianto frontale questa mattina lungo la strada regionale 463 in comune di Codroipo. Ha perso la vita una donna di 72 anni e altre persone sono rimaste ferite. Grave incidente stradale poco prima delle 7 di oggi sulla regionale 463 in comune di Codroipo, in corrispondenza dell'incrocio con via San Rocco. Sono rimaste coinvolte due autovetture, un Audi A3 e una Peugeot 106, con a bordo una famiglia di Camino al Tagliamento, padre, madre e figlio, che sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. La donna è deceduta nel violentissimo impatto, si chiamava Maria Teresa Barbui, di 72 anni. Con lei viaggiavano il marito Luigi Odorico e il figlio 39enne Valentino. Quest'ultimo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Feriti nello scontro anche Luigi Odorico e il conducente dell'Audi, un ragazzo di 23 anni di Pasean di Prato.
Sul posto stava transitando in quel momento un veicolo dell'esercito dei lancieri di Novara. I militari a bordo hanno prestato i primi soccorsi iniziando le manovre di rianimazione. Sul posto sono giunti poi i sanitari del 118 da San Vito al Tagliamento e da San Daniele del Friuli, assieme all'elisoccorso da Udine, con i vigili del fuoco volontari di Codroipo e una partenza del distaccamento di San Vito. L'arteria è rimasta bloccata per diverse ore in attesa della rimozione dei mezzi. Dopo quello di ieri a Premariaco c'è stato un altro tentativo di sabotaggio a un bancomat nella notte, accaduto a Moggio Udinese, alla filiale Credit Agricole Friuladria di Via della Chiesa, al centro del paese. Niente esplosivo, anche in questo caso i malviventi hanno tentato di manomettere l'erogatore del bancomat mediante la chirurgica forzatura dello sportello e il collegamento a un PC portatile. Probabilmente disturbati dall'attivazione del sistema di allarme, i malintenzionati hanno abbandonato il PC e anche uno smartphone sul posto, fuggendo senza riuscire a toccare il denaro. Dall'attivazione intorno alle 3:15 sono intervenuti sul posto, allertata dall'Istituto di Vigilanza Privata Securitalia, anche i carabinieri di Chiusaforte, Moggio Udinese e il nucleo operativo radiomobile di Tarvisio. Il sopralluogo e i rilievi sono stati effettuati in sinergia col personale del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine. Le indagini sono in corso. È caccia al complice di Veil Bulayed, l'autore del massacro di Marcella Boraso avvenuto a luglio a Portogruaro, che intanto dal carcere confessa. Sentiamo. Omicidio di Marcella Boraso, massacrata di botte il 21 luglio scorso a Portogruaro nelle case di via Croce Rossa. Veil Bulayed, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio, ha ammesso, dopo aver per mesi negato, la dinamica esatta dell'omicidio, sin dal primo momento ipotizzata dal medico legale dottor Antonello Cirnelli. Di più, Veil Bulayed non era solo quando ha ucciso la donna. Le macchie di sangue sulla maglietta analizzata in corso di visita esterna dal medico legale erano della Boraso. Per ucciderla insieme al suo complice, Veil ha prima picchiato la Boraso, poi l'ha torturata aprendo il naso con un coltello e infine le ha spaccato la testa in più punti ripetutamente con un martello. Marcella Boraso, originaria di Udine, fu uccisa il 21 luglio scorso. I militari del NORM di Portogruaro catturarono quasi subito Veil, lo portarono via a 2 ore dall'omicidio. Sapevano che negli ultimi tempi si era reso protagonista di episodi squallidi, inscenò un incendio dopo l'omicidio e i carabinieri si ricordarono che aveva dato fuoco, probabilmente per motivi di integralismo religioso, a una sede del Portogruaro calcio femminile. Veil si mette nei guai, ma la cosa preoccupante è che c'è il suo complice, quindi un assassino a piede libero. È una corsa contro il tempo, i carabinieri stanno cercandolo, rischia di fuggire. Cambiamo argomento. Mattinata di giunta comunale a Udine, tra i temi affrontati quello del demanio ed in particolare il rinnovo delle locazioni commerciali di proprietà del comune. Oggi un punto importante riguarda proprio il suo assessorato e parliamo di demanio. Esatto, oggi parliamo della parte in cui mi dedico, diciamo, alla delega del patrimonio e parliamo di beni demaniali in concessione che si trovano proprio qui a Palazzo d'Aronco e per i quali abbiamo stabilito come giunta di allungare i tempi, diciamo, di durata della concessione stessa a cui questi sono sottoposti. Ci sono una serie di concessionari che avevano una concessione scadente il 31 di dicembre del 2020, qualcuno che ce l'aveva all'inizio del 2021. Avevamo già stabilito insieme al dirigente competente di allungare il termine al 30 di giugno del 2021, adesso invece proprio con una delibera di giunta abbiamo stabilito di procrastinare la durata di un anno intero e quindi tenendo conto anche di questo secondo momento, diciamo, di emergenza che non si sa nemmeno quando finirà, speriamo presto, ma in modo tale da poter dare così sicurezza, diciamo, a coloro che gestiscono queste attività, diciamo, commerciali al di sotto di qui sempre a Palazzo d'Aronco,
e per dare loro del tempo e anche per dimostrare, diciamo, la vicinanza come amministrazione. Volevo dire anche un'altra cosa, c'era stato un articolo di giornale tempo fa in cui diceva che l'amministrazione stava lavorando per la predisposizione dei bandi, diciamo. Sappiamo benissimo che la gara è un passaggio che non si può saltare perché siamo una pubblica amministrazione, però volevo chiarire che non è, come è stato inserito nell'articolo di stampa, che questa amministrazione non vuole più tenere conto del criterio della storicità. Sappiamo che è un criterio su cui bisogna lavorare, però nessuno di noi, e io per prima, ho mai detto che non avrei più tenuto conto di questo criterio, perché so che questa è un'altra cosa che ha creato estremo disagio, diciamo, no? Nelle categorie commerciali che utilizzano appunto i nostri immobili in concessione. La politica friulana ha perso un giovane protagonista. È morto ieri Andrea Simone Lerussi a 36 anni dopo aver combattuto per un anno con una malattia. A soli 36 anni è scomparso Andrea Simone Lerussi, ex consigliere provinciale di Udine e segretario friulano del PD. La notizia si è diffusa ieri in serata e ha rattristato il mondo della politica. Nonostante la giovane età, Lerussi infatti vantava una lunga militanza come dirigente del PD, di cui è stato anche segretario provinciale. Una passione, quella per la politica, nata sui banchi del liceo Marinelli e poi proseguita anche durante gli anni accademici, culminati nella laurea nel 2013 con una tesi sull'affidamento dei servizi pubblici locali. Proprio in quell'anno Lerussi, già forte di una esperienza politica di lungo corso e consigliere provinciale uscente, tenta di strappare la provincia al presidente Fontanini, ora sindaco di Udine, con l'intento di chiuderla, come era nelle intenzioni del PD e del governo. Sfiorò il ballottaggio per qualche decina di voti. Negli ultimi anni Lerussi aveva lavorato in regione nel gruppo DEM e come addetto di segreteria dell'ex assessore Maria Grazia Santoro. Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social di amici e compagni di partito, abbiamo scelto quello di Furio Onsel, che ne parla come di un modello per chi crede che il senso della vita sia impegnarsi per un mondo migliore di tutti. E fra gli avversari quello di Riccardo Riccardi, che si è unito alle condoglianze ricordandone il garbo da avversario politico ma mai nemico. Torniamo ora al tema della violenza sulle donne. In occasione del 25 novembre abbiamo raccolto la testimonianza di una giovane donna che ha vissuto un inferno lungo 4 anni. Sentiamo. Quindi quando questo rapporto inizia, inizia come un rapporto di sempre. Quindi all'inizio tutto bello, la cena fuori, piuttosto che andare a ballare. Quando parte poi la convivenza, iniziano le restrizioni. Quindi il cellulare, allontanarti dalla tua famiglia, perché la tua famiglia è un pericolo, perché se tu parli con la tua famiglia, sicuramente, molto probabilmente ti allontaneranno da lui. Casa nostra non poteva essere frequentata da nessuno se non in sua presenza. Gelosia fuori dal comune. E poi io sono rimasta incinta del nostro bambino e quando è nata la bambina i problemi si sono triplicati, perché la bambina era un problema, perché lui era arrivato prima rispetto alla bambina e quindi le attenzioni dovevano essere prima a lui e poi a lei. Quindi costringendomi a lasciare una neonata piangere nel letto perché non poteva prendere tutti i miei spazi e quindi occupare i suoi. Vi proponiamo ora un'anticipazione di un'intervista che Udinese TV trasmetterà questa sera alle 20:25, un'intervista realizzata da Marco Berviso al presidente di Autovie Venete, Maurizio Paniz. Andiamo a sentire. Siamo in compagnia dell'avvocato Maurizio Paniz, presidente di Autovie Venete da luglio dello scorso anno, ma soprattutto noto alle cronache per numerosi incarichi giudiziari da lui assunti. Senta, come ci si sente ad essere il legale della casta più importante d'Italia? Perché lei difende i senatori e i deputati che rivendicano il diritto al vitalizio. Si sente assolutamente bene perché si sa che si sta lottando per una causa giusta. Io non difendo, come dire, una casta, io difendo un principio, il principio per il quale i trattamenti pensionistici di tutti non possono essere toccati. Ci fermiamo per un breve break, torniamo tra poco con lo sport.
In un ambiente elegante nel cuore di Udine, Bortolin Gioielli presenta i più prestigiosi marchi nel mondo dell'orologeria e della gioielleria. È un vivace spazio dedicato a Dodo, brand giovane e innovativo. Bortolin Gioielli si completa con la boutique Montblanc e con lo shopping shop Pandora dedicato al mondo dei gioielli in argento. La boutique e lo shopping shop si affacciano su Via Rialto e insieme alla nuova gioielleria creano un nucleo brillante in uno dei punti più belli del centro storico di Udine. Eccoci qua con la pagina sportiva, è nuovamente vigilia di impegno ufficiale per l'Udinese, c'è la Coppa Italia contro la Fiorentina, una partita importante per tentare di dare continuità alla scia positiva degli ultimi risultati raccolti in campionato. Intanto ieri sera graditissimo ospite a Udinese Tonight è stato Rolando Mandragora, che è appena rientrato da un infortunio lungo 5 mesi. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. È stato molto bello, emozionante, soprattutto dopo un lungo periodo di inattività. Non aspettavo altro, quindi sono davvero felice, ma sono ancora più felice per la vittoria che abbiamo ottenuto, perché ne avevamo bisogno, stavamo lavorando, abbiamo lavorato duro durante la sosta per ottenere un risultato positivo. Veniamo già da un risultato positivo che è stato il pareggio di Sassuolo, perché stiamo parlando di una squadra che sta facendo davvero bene, quindi eravamo contenti ma volevamo ottenere una vittoria. Per fortuna ci siamo riusciti col Genoa, e come hai detto tu, poi delle volte bisogna anche aggrapparsi al risultato, e non sempre essere belli, giocare bene, delle volte si può essere anche brutti a fare il risultato, perché alla fine quello che conta nel calcio è fare il risultato. Sì, sicuramente noi siamo i primi che ci alleniamo per alzare l'asticella, siamo i primi che vorrebbero giocare tutte le partite nel migliore dei modi, vorremmo giocare bene, vorremmo vincere, vorremmo fare diverse cose, e delle volte può venire bene, delle altre meno bene, come ho detto prima, e delle volte in Serie A è anche importante aggrapparsi al risultato, come ha detto il direttore Criscitiello, portare a casa 3 punti nella partita di ieri era la cosa più importante. Ci siamo riusciti, sappiamo di dover migliorare in diverse situazioni, sia tecniche, sia tattiche, sia di interpretazione individuale. Sappiamo di dover migliorare in tante situazioni, ma ci alleniamo per questo. Il mister ci dà delle indicazioni proprio per questo motivo, e continueremo a lavorare per cercare di essere un po' più carini. Ma io poi ho avuto anche Allegri come allenatore, che diceva: chi vuole divertirsi può andare al circo, io vengo qua per vincere, vengo qua per fare risultato, quindi io un pochino concordo con lui, sono più felice del risultato che del bel gioco. Poi se ci dovesse essere anche il bel gioco, ben venga, perché è sempre bello, si divertono i tifosi, ci divertiamo noi, si diverte l'allenatore, si divertono tutte le persone che ci guardano, però se non dovesse riuscirci bene questo compito, e ci accontentiamo di portare a casa dei risultati che alla lunga poi ci possono fare la differenza. Questo è quello che penso io, poi ognuno ha la libertà di pensare quello che crede, diciamo. Questa è l'analisi del momento di Rolando Mandragora, che insomma commentava anche l'ultima prestazione, l'ultima vittoria contro il Genoa, che insomma non è stata una partita bellissima, ma l'abbiamo ricordato più volte, quello che contava erano ovviamente i 3 punti. Poi Mandragora ha parlato anche però del centrocampo che preferisce in questo rientro, dove c'è molta concorrenza, un centrocampo sicuramente che ha molti giocatori in più, molta qualità in più rispetto all'anno scorso. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Sì, sicuramente la concorrenza è ampia e spietata, e nel calcio sappiamo di dover combattere ogni giorno, ogni allenamento per guadagnarci il posto da titolare. E io sono pronto assolutamente a questo, perché come ho detto prima, ho voglia di giocare, ho voglia di fare prestazioni importanti, quindi sarò il primo che agonisticamente darò tutto. Per quanto riguarda il centrocampo a 2 a 3, io credo che la squadra sia stata costruita per un centrocampo a 3, quindi penso sia quello il centrocampo ideale. Poi il mister può decidere se giocare, come hai detto tu, 4-3-3, 3-5-2, stiamo provando diverse soluzioni in allenamento, e penso che c'è anche bisogno di tempo per cambiare questo modulo e trovare delle soluzioni interessanti.
il mister lo sa, noi lo sappiamo, lo seguiamo in tutti gli allenamenti e in tutte le indicazioni che ci vengono date, quindi vedremo. Però penso che il centrocampo a tre sia la scelta migliore, diciamo, sia all'interno che d'esterno. Ci fermiamo qui, vi rimandiamo all'appuntamento delle 19, dove faremo il punto anche sulla giornata sportiva con tutte le ultime notizie in vista proprio della gara di domani di Coppa Italia contro la Fiorentina. Grazie per averci seguito, a più tardi.